Ma Karen, ma stai tranquilla. Allora, no, vai, vai, vai. C'è qualcuno dietro la porta. Sì, sì, vai, vai, vai ad aprire, vai ad aprire, eh. Vai ad aprire. Io? Ma... Sì, sì, vai, 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 vai. Auguri! 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 No, no, ragazzi, vi state sbagliando, non è il mio compleanno. Ferezeta, saluto Nina Ferezeta, Iris Demone Ferezeta e Reone Ferezeta. Ovviamente vi saluto solamente se avete nel nome vostro il tag Ferezeta per essere dei veri friends. Quindi sì, entrate nella famiglia dei friends semplicemente rinominando il vostro nome. No, ma qual è il compleanno? Hanno finito di costruire casa tua, Karen. Sì, Karen. No, 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 no. Come dice? Cosa? Cosa? No, 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 no. Ma Karen, che cosa? Ma che cacchio stai facendo? Dai, andiamo! Bene. Karen! No, Serena! No, no, dai, ti prego! Oh, no. Ma che? No, ma Karen! Non mi portare lì! Non mi far andare lì, per favore! Non ci voglio andare! No, ma Karen, ma stai tranquilla! È casa tua, è fatta bene! Diteglielo, ragazzi! Sì, è fatta benissimo! Ma mannaggia, sei lei! Sei pesante! Dai, ragazzi, però! Karen, tranquilla, è bella! Lo so, Karen, ma dovrei vivere anche da sola, no? Sei grande. Oh, mio Dio. Ah, ti porto lì a forza, allora. Che cavolo. Mettiti qua, scendi, scendi. Streggati. Ah. Ecco, ok. Allora, ci sei? No, guarda. Allora, questo dovrà essere il salotto. Vieni qua, Karen, vieni, vieni, vieni qua. Vieni qua. Non piangere, Karen, non piangere. Vieni, dai, ti faccio vedere. E qua invece c'è il piano di sopra. Guarda, Karen, ti ho comprato anche la postazione da gaming. Così puoi giocare con noi e puoi parlare. Hai visto? E io invece ti ho comprato i vestiti. Esatto. Sì. Perché Ryan. Tu? Non fatevi domande, ok? Ma appunto, vestiti da donna. Ok, vabbè, 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 ok. Vabbè, va bene. E io invece ti farò il soggiorno. Esatto. E io invece penserò al giardino. Già ho piantato qualche fiore e qualche pianta. Esatto. E Lux pollice verde. Dai, andiamo giù, ragazzi. Dai, dai, Karen, non piangere. Basta. Perché ti piangi? Ci sta, è un buon investimento, anche perché qua potrei fare tutto quello che vorrai. Dei party, stare da sola. Cosa? Leggere. Poi non mi aspettavo che mi aiutasse tutti quanti per la casa. Ma no, Karen. E poi, scusami, ma io meno mi odiava. A odiare? Beh sì, io ti odio tantissimo in realtà. Però vabbè, dai, una casa non fa niente. Poi finalmente ti levi dal cavolo dal mio truccio. Quindi non potrei essere più felice. Allora, ti sto aiutando. Vabbè, io mi avevo detto che dovevi dire che l'aiutavi perché le volevi bene. Sì, sì, io ti odio tantissimo. No, Yumi, cacchio, vabbè, comunque ti vuole bene. Voleva dire ti vuole bene, sai com'è fatta Yumi. Sì, sì, va bene. Ok, perfetto. Niente, allora aspetteremo che Lux farà pure la piscina. E io invece mi occuperò di te in generale. Proprio vedrò se di farti stare bene. Però in realtà... Aspetta. Cosa? Hai detto piscina? Sì, ci sarà una piscina. Alex vuole di fare una piscina. Hai detto piscina? Sì. Ma non di Poppy. Sì, non di Poppy, te. Ecco. No, normale. Sì. Piscina normale. Dove ti pare? La possiamo fare qui. Questa cosa mi fa stare meglio, in effetti. Però. Ecco, vedi? Sì, però. Cosa? Cioè, devo andarmene da casa tua. Sì, ma prima di andartene da casa mia, devo darti un regalo che non può lasciare casa senza di te. Vieni. Ok. Andiamo i regali. Sto tramando. Ci sei? Sì, andiamo, ma è strano che tu mi faccia un regalo così a caso. Sì, vabbè, sarà qualcosa so. Per la casa. Sì, 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 sarà qualcosa per la casa, esattamente. Vieni qua sotto. La porta. Appunto, perché hai chiuso la porta? Karen, cacchio, perché stai... No, scusate. Ma che c'entra? È il mio regalo, non il loro. Ho capito, ma devono vederlo anche loro. Devo far bere la figura io, Io amo i regali. Okay. Ecco, sempre bello. Allora, vederli. Aspetta, l'avevo nascosto qua dentro. Vieni qua, no, Karen. Cosa? Oh, no, che figo. No, ragazzi, cosa sta succedendo? Perché ho una del... Oh, no! Oddio. Ma... Non ci credo. Un anello? Ma, Sbri,
Sì. Ryan, fai qualcosa, Ryan, Ryan. Yoli, calma, Yoli. Però va tutto bene, tranquillo. Ha una cosa particolare questo anello, Karen. Guarda. Davvero, che cosa? Clicca la punta. Ok. Ma... Che cos'è? È un anello che fa i volti di primavera! È un anello che crea involtini di primavera. Appunto non vale nulla quell'anello. Mi è costato 5 euro su Wish. Però è bellissimo, sono buoni. Sono buonissimi i involtini di primavera. Guarda, mangia, mangia, mangiali. Vai a farli all'infinito. Vedi, vedi, vedi. Buono. Sì. Anch'io. Mi ricorda tantissimo gli anelli con il ciuccio in bocca. Che c'era pure il ciuccio. Vi ricordate che si succhiavano? Sì, sì, come sì. Forrest Gump. Comunque. È vero. Allora. Ragazzi, allora. Dai, favorisci. Sì. Grazie. E vai. Scusa, Ryan, te l'ho preso. Ok, tieni. Okay. Perfetto. Ah, oh, che buono. I voltini partì. Non si lasciano i voltini. Sì, sono tanti. Fuori da casa mia, fuori. Vabbè, dai, stavo scherzando. Comunque, ora che finalmente hai fatto casa tua, dobbiamo parlare anche di altre cose, Karen. Ovvero, il fatto che ci sono un sacco di tue mutandine lì e Reggiseno sporco che si trova in lavanderia in bagno. Ti conviene, devi andarli a prendere. Ora vai a prendere le tue mutandine, i tuoi reggisenini e li vai a prendere. Ecco, perfetto. Non sono argomenti che si trattano in pubblico. Le vostre reazioni e quello che fate in privato non ci deve interessare. No, ragazzi, ascoltate, mi ha rotto le scatole. Ragazzi, mi ha rotto le scatole. Non si andava mai a lavare i suoi indumenti. Ogni volta lì il suo intimo dovevo lavarlo io. Immaginate che schifo e che orrore. Karen. Ah, grazie. E certo. Ciao Karen. Aspetta, ti devo dire una cosa. Hanno ufficialmente iniziato questo. Karen, che ho comprato quello vestitino. Va bene, ciao. Quale, cosa ha detto Yumi? Però, vestitino? Vestitino, una roba simile. Ah. Qualcosa? Oh, non lo so, vabbè, chissà. Ok, comunque, ragazzi. Io facciamo una sfida. Vai, 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 ci sono le sfide, vai, vai, vai. Allora, chi si butta nel trampolino più alto di pancia, ok, riceverà le mutandine di Karen sporche. Io non le voglio, mi rifiuto. No, 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 no. Ah, pensavo che era persona. Pensavo che era una cosa. Ah, Elox, tu vuoi? Ah, ok, va bene. Però ti dico, cioè, sono sporche. Elo, non parlo. Non ho finito. No, Elo, sono sporche di. Vabbè, sono sporche di. Di cosa sono sporche? Ok, registrato. Ma. Maia. Ok. Può essere che non tutte le mutandine tue ho lavato. Cavolo, volevo rubare il portello da qualche parte.